È stato presentato il progetto Sostenibilità 20 all'ora, ideato dall'omonimo club di auto storiche per realizzare attraverso nuove piantumazioni di alberi una sorta di risarcimento alla natura per le emissioni dei mezzi a due e a quattro ruote. Ci parla di questa interessante iniziativa la nostra Laura Bucarella. Fate conto che noi si sia fatta una festa all'aperto, sentiamo il bisogno di ripulire, di lasciare tutto pulito. Possono un'auto o una moto d'epoca diventare più green di una loro discendente dei giorni nostri? Un'impresa che sembra impossibile, ma un modo c'è. L'idea, già testata in Gran Bretagna, prevede di calcolare le emissioni medie delle vetture storiche andando poi a piantare un certo numero di alberi per una sorta di compensazione ambientale. Ci sembrava giusto rigenerare la natura in qualche modo. Abbiamo fatto dei calcoli scientifici, aiutati dal fatto che un nostro vicepresidente è un accademico e anche il professor Fermeglia ci ha aiutato. Abbiamo fatto dei calcoli e abbiamo capito quanti alberi consumano quella quantità di CO2 che noi emettiamo nel corso dell'anno. Quindi l'idea è stata automatica. Piantiamo ogni anno quel numero di alberi. A presentare l'iniziativa sono stati a Palazzo Gopcevic i vertici del Club dei 20 all'ora a Trieste 1961, storica associazione che ogni anno promuove la celebre corsa Trieste-Opicina. Insieme a loro anche il Motoclub Trieste, Veteran Car Team di Bolzano e Serenissima Storico Automoto di Conegliano. In questo modo siamo già quattro club, abbiamo pensato di andare a riforestare un tratto della foresta abbattuta dalla tempesta Vaia nell'ottobre del 2018, proprio perché è baricentrica fra le nostre tre realtà. E il significato è anche quello di fare un passo molto simbolico, in quanto quella foresta è diventata simbolo di devastazione climatica, e anche un passo verso, come posso dire, una dimensione maggiore del progetto, perché ha l'ambizione di diventare nazionale. Ed è per questo che non abbiamo agito solo in ambito della provincia di Trieste, ma siamo andati in un palcoscenico più ampio.